Buonasera, bentornati e buon inizio di settimana a voi telespettatori di RTA, il TG delle 19.35, boccata d'ossigeno nel fine settimana per i ristoranti del Valtaro che hanno accolto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, tanti clienti. Questo fine settimana diciamo che siamo partiti veramente bene, sia sabato che domenica, abbiamo lavorato molto bene, comunque la gente ha voglia di uscire, diciamo, e quindi per noi diciamo un punto di vantaggio, si lavora giustamente a pranzo e basta, e con le dovute distanze e tutto, comunque abbiamo sempre un 40-50% in meno del lavoro che comunque si poteva avere normalmente, e si manda via la gente, però diciamo che stiamo lavorando bene, questo fine settimana abbiamo lavorato veramente bene, con solite distanze e tutto, ecco. Ma allora, quindi dall'apertura di lunedì sta andando abbastanza bene, in settimana abbiamo fatto, diciamo, nella normalità, visto anche la stagione, nel weekend è andata molto bene, sia ieri che oggi abbiamo avuto molta gente nel rispetto delle normative, abbiamo avuto molte richieste di prenotazioni. Io sono ottimista perché sicuramente stiamo andando verso una stagione, abbiamo forse ancora qualche mese di difficoltà, ma sono ottimista perché sicuramente si sta aprendo la stagione primaverile e quindi sicuramente avremo molto afflusso di gente sul territorio. Sicuramente l'apertura a mezzogiorno porta dei benefici ovvi, in quanto comunque si riesce a servire un po' di gente che è in giro e quindi in qualche misura un aiuto alla nostra economia oramai arrivata a termini bassissimi c'è stato. Per quanto riguarda il weekend, diciamo il primo, c'è stato questo fenomeno di assalto di massa, ma soprattutto le strutture esterne, agriturismo e quant'altro. Qualcosa si è fatto anche in centro, comunque resta il fatto positivo, c'è questa voglia della gente di uscire, di andare, la cosa importante, le raccomandazioni grosse rimangono però la prudenza, rimangono i distanziamenti, le mascherine e tutto quello che può essere utile a tenere un atteggiamento assoluto di prudenza in questo momento, anche perché diversamente ci potremmo ritrovare in una situazione ancora drastica se non avremo la consapevolezza di ancora avere purtroppo la partita in corso, per cui sacrifici ci sono ancora da fare e quindi quantomeno bisogna tenere sempre degli atteggiamenti altamente prudenziali. Il weekend è andato molto bene perché c'è tanta voglia di uscire, finalmente rilassarsi, andare a mangiare fuori in un posto anche sicuro, protetto, con tutte le misure anti-Covid a disposizione. Noi stiamo investendo in materia prima, stiamo investendo in qualità dei prodotti, stiamo investendo in protezioni per mettere al sicuro la clientela. Diciamo che sì, il weekend è andato molto bene, ma questo non basta. Noi dobbiamo puntare sulla riapertura serale, anche perché crediamo che sia più sicuro venire al ristorante, alla trattoria, in osteria, dove c'è un ambiente, dove c'è qualcuno che vigila, piuttosto che fare delle cene a casa di amici e parenti. Noi siamo qui e aspettiamo a braccia aperte i nostri clienti. Come avete sentito, si punta comunque alla riapertura serale e dopo il secco dietrofront del Comitato Tecnico Scientifico, ora pare esserci un nuovo spiraglio di luce. La decisione passerebbe questa volta al governo. Se è vero che il Comitato Tecnico Scientifico non ha dato il via libera all'apertura di bar e ristoranti la sera, neppure in zona gialla, è pur vero che ha offerto però dei possibili protocolli da mettere in atto qualora il governo volesse provarci, offrendo un salvagente ad un settore in grave difficoltà. Quanto sta avvenendo a livello governativo potrebbe far sì che alla fine a prendere la decisione potrebbe essere il nuovo esecutivo, probabilmente guidato da Mario Draghi. I protocolli del CTS
prevedono che l'eventuale apertura possa essere determinata da chiare regole. Ad esempio, c'è consapevolezza del fatto che bar e ristoranti abbiano livelli di rischio differenti a seconda della disponibilità o meno di tavoli in cui poter isolare i clienti. Non a caso vi è proprio il consumo al banco nel mirino. Tra le regole che si raccomandano c'è quella di indossare la mascherina sempre negli spazi di passaggio, tavoli che prevedano una distanza interpersonale di almeno un metro e al massimo quattro persone sedute assieme se non conviventi. Le ipotesi sono formulate in relazione, occorre ricordarlo, all'ipotesi che nelle zone gialle si possa andare al ristorante e al bar la sera e in arancione a pranzo. Non cambierebbe nulla invece per le zone rosse, dove la situazione epidemiologica non consentirebbe un allentamento di questo tipo. Per un possibile via libera alla riapertura servirebbe, ci si chiede, un nuovo DPCM? Quello attualmente in vigore scadrà il 5 marzo, data che veniva data per sicura venerdì pomeriggio, quando era stata data la notizia del via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura serale dei locali. C'è da dire però che tra una settimana, lunedì 15 febbraio, scadrà il divieto di spostamenti tra le regioni e questo potrebbe contribuire ad un'accelerazione del cambio di passo. Una decisione che arriverebbe dopo un lungo braccio di ferro con FIPE, Confcommercio e Confesercenti. E ieri a Parma e provincia si sono registrati 88 nuovi casi di contagio da Covid, di questi 57 presentano sintomi. In aumento i decessi, 6, che sono 3 donne e 3 uomini. Ancora in calo le terapie intensive. I pazienti attualmente ricoverati sono 10. E vediamo l'aggiornamento sulla situazione emergenziale sul territorio del distretto Vallitaro e Ceno alla data dello scorso 5 febbraio. Casi guariti 4, casi usciti dalla quarantena 2, casi positivi in isolamento domiciliare 44, casi positivi in isolamento domiciliare nelle ultime ore 6, casi ricoverati presso l'ospedale di Parma 7, di cui 2 in terapia intensiva. Contatti di casi positivi in quarantena 66, contatti di casi positivi in quarantena nelle ultime ore 15, casi guariti nelle ultime ore su tutta la provincia 61. Voltiamo pagina, gioca 2 euro e ne vince 50.000. È accaduto a Bardi, il fortunato è un 50enne operaio residente in paese. La fortuna ha bussato nel comune di Bardi. Un cittadino con il sistema 10 e l'8 ha giocato 2 euro e ne ha vinti ben 50.000. Il fortunato, un cinquantenne del paese che di mestiere fa l'operaio, è entrato al bar grande chiedendo di poter giocare una schedina che contiene una combinazione di 10 numeri tra 1 e 90. Una schedina particolarmente fortunata la sua, visto che conteneva 9 numeri giusti su 10. Avvisato dal proprietario del bar della bella notizia, è rimasto prima ammutolito, decisamente senza parole, e poi la gioia si è ovviamente impossessata di lui. Ha pagato da bere a tutti i presenti e a chi gli chiedeva che farà con i 50.000 euro vinti ha risposto che, probabilmente, acquisterà una nuova macchina. Quello vinto è un bel gruzzolo, anche se il pensiero che un numero in più azzeccato gli avrebbe portato nelle tasche 1 milione di euro, un pizzico di brivido gliel'ha arrecato. A Bardi è la prima volta che si registra una vincita così consistente e tutto il paese ha gioito per il fortunato concittadino. Ancora parzialmente interdetta al traffico la circolazione viaria nel comune di Bedogna in Alta Valceno a causa della frana che venerdì mattina si è messa in moto scaricando sulla strada grossi massi con fango e terra. È ancora chiusa al traffico una parte della Valceno nel comune di Bedogna. La strada per arrivare a Casaleto, nel bivio per Fontana Chiosa, è chiusa al traffico da venerdì mattina, quando una vasta quantità di rocce, terra e rami si sono staccati da un versante. Non vi sono famiglie isolate, ma per raggiungere le frazioni di Casaleto, Illica e Casale di Illica è necessario percorrere una strada secondaria. Uno smottamento notevole con un fronte di circa 50 metri per un'altezza di 70, che preoccupa amministratori e tecnici, impegnati in costanti e precise valutazioni prima di intervenire in totale sicurezza. A farlo presente è anche il sindaco Giampaolo Serpagli. È una frana importante, il fronte è molto ampio, nei prossimi giorni valuteremo insieme ai tecnici come intervenire.
abbiamo già attivato l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per avere anche qualche copertura finanziaria. Sono molto preoccupato, conclude il sindaco, soprattutto per i tempi di risoluzione del problema, viste anche le previsioni meteo dei prossimi giorni. Lunedì prossimo l'ufficio postale di Compiano riprenderà la normale attività con la consueta apertura al pubblico di 6 giorni la settimana. La battaglia portata avanti dal sindaco Francesco Mariani, supportato dalla regione, ha dunque avuto successo. Dalla prossima settimana l'ufficio postale di Compiano riprenderà la sua attività su 6 giorni settimanali. La battaglia portata avanti dall'amministrazione comunale con l'appoggio della regione Emilia-Romagna ha quindi avuto successo e la direzione provinciale di Poste Italiane ha deciso di ripristinare l'orario pre-Covid. Sì, pochi giorni fa abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale da parte della Direzione Generale Centrale di Poste Italiane di Roma che ci comunicava che dal 15 di febbraio ripristinerà l'orario normale di apertura dell'ufficio postale di Compiano. Quindi da lunedì 15 l'ufficio postale di Compiano sarà aperto 6 giorni su 7 come era sempre stato. Questa è una felice vittoria, una bella vittoria, non tanto mia dell'amministrazione, ma di tutti i cittadini di Compiano. Devo ringraziare ovviamente, oltre a Poste Centrali, anche la Regione Emilia-Romagna, nella persona dell'assessore regionale Barbara Lori e del consigliere regionale Matteo Daffadà, che grazie al loro contributo hanno fatto sì che Poste Italiane rivedesse appunto gli orari di apertura del nostro ufficio postale. Questa, ripeto, non è tanto una vittoria mia o dell'amministrazione, ma è una vittoria che possiamo dire essere di tutti gli abitanti di Compiano che dal lunedì 15 di febbraio potranno vedere il loro ufficio postale aperto 6 giorni alla settimana. Anche il sindaco di Borgotaro, Diego Rossi, ha voluto festeggiare i 100 anni di Vittorina Bonici. Un mazzo di fiori, una pergamena ricordo e un brindisi ben augurale. Il primo cittadino di Borgotaro, Diego Rossi, non ha voluto mancare all'importante traguardo di Vittorina Bonici, vedova Franchi, che il 3 febbraio scorso ha raggiunto il secolo di vita. In buona forma fisica, estremamente lucida, Vittorina è stata festeggiata dai familiari e dall'amministrazione comunale nella sua casa che si trova nel quartiere di San Rocco. Non è mancata la consueta torta con 100 candeline virtuali e gli auguri di tutta la comunità per tanti, tanti altri compleanni. La direzione generale dell'azienda USL di Parma informa i cittadini che in occasione dello sciopero indetto dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoria nella giornata del 12 febbraio si potrebbero verificare disagi nella consueta attività. Saranno comunque garantiti come sempre i servizi sanitari urgenti. E per agevolare la pratica motoria sono in arrivo dei finanziamenti che verranno erogati anche ai nostri comuni. Finanziamenti per agevolare la pratica motoria. Nel periodo pandemico in atto sono molteplici le difficoltà economiche affrontate dalle famiglie. Per questo arrivano soldi a fondo perduto dalla regione ai comuni che presentano società sportive iscritte alle competizioni CONI o CIP. L'assegnazione dei contributi è stata attivata dall'Unione dei Comuni Vallitaro e Ceno sotto forma di voucher che verranno assegnati alle società o associazioni sportive nei comuni di Bedonia, Borgo Vallitaro, Pellegrino Parmense e Tornolo. I finanziamenti arrivano dalla Regione Emilia-Romagna per incentivare la pratica motoria rivolta ai giovani e alle persone con disabilità e rientra nel computo degli interventi urgenti messi in atto dall'Unione dei Comuni nel settore sport. In totale sono stati assegnati 8 voucher alle società o associazioni sportive, uno nel comune di Tornolo, uno nel comune di Bedonia, 2 nel comune di Borgotaro, 3 nel comune di Pellegrino Parmense, per un totale di 13.400 euro. Con
Continuano le grandi novità alla Nuova Montelli a Borgo Valditaro. Qualche esempio: arance Navel di origine italiana a soli 99 centesimi al chilo, verza chiara a soli 79 centesimi al chilo. Continua inoltre, con grande successo, la consegna a domicilio. Ditta Nuova Montelli, sempre più vicino al cliente. Ditta Nuova Montelli a Borgotaro, una leggenda che continua. Strepitoso Mariani Gomme, via Moronera 13 a Bedogna. Super offerta pneumatici agricoltura per tutto il mese di febbraio su pneumatici delle migliori marche del settore, come Michelin, Trelleborg, BKT, Kleber e naturalmente Taurus. In omaggio con l'offerta il nostro smanicato. Possibilità di montaggio a domicilio per preventivi 333-3968-929 oppure WhatsApp 320-1814-044. Mariani Gobbe, Strepitoso, Bedogna. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. L'acqua che finisce negli scarichi arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Ecco a voi le nuove offerte di Baudassi, quello dei prezzi bassi. Turbina da neve Husqvarna, larghezza di lavoro 68 cm a euro 2290. Deumidificatore elettrico Bimar, euro 149. Forno microonde con grill Ferrari, capacità 20 litri, 89 euro. Bilancia digitale pesa persone, 12 euro 90 centesimi. Paiolo per polenta con motore elettrico, in rame, litri 4 a 59 euro. Proprio così, come stai pensando, da Baudassi i prezzi sono bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Autocarrozzeria Spidicar, via Primo Brindani 3 a Borgo Taro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Spidicar la tua auto, furgone, autocar o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità: servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria a Borgo Taro, veloci e professionali. Domani è martedì 9 febbraio, avremo iniziali condizioni di nuvolosità irregolare con piogge residue al primo mattino, nel pomeriggio temporanee schiarite con tendenza successivo nuovo peggioramento associato a precipitazioni soprattutto dalla sera, più intense sul crinale appenninico centro occidentale, ove in mattinata potranno assumere anche carattere di rovescio temporalesco. Temperature minime stazionarie, un lieve aumento tra 5 e 6 gradi, massime stazionarie tra 11 e 12 gradi, venti al mattino deboli moderati sud occidentali lungo i rilievi, dal pomeriggio rinforzo della ventilazione sul crinale appenninico, specie quello centro occidentale.
Vediamo i programmi di questa sera di RTA. Si comincia alle 20.35 in diretta appunto Sport, conduce Giovanni Bonfiglio, alle 22 Atlas, alle 22.30 il telegiornale, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte Rivediamoli dell'anno 2000. Noi chiudiamo qui l'informazione di RTA, grazie per l'ascolto, appuntamento a domani 19.35. Buona serata.